Cuore salernitana, carattere, orgoglio, con queste armi l'11 di Breda piega anche la Cremonese nel secondo impegno consecutivo casalingo. I Granata sudano fino a 2 minuti dal termine dei 90 minuti regolamentari per avere la meglio su una coriaccia cremonese. 2-1 il punteggio finale con i padroni di casa che prima vanno sotto su autogol di Jefferson e poi fanno esplodere di gioia la Recchia al fotofinish. A decidere la gara un gol di Carcuro nelle battute finali del match. Continua così il momento positivo del sodalizio Granata che rafforza la propria posizione in zona playoff grazie ad una splendida rimonta. Gara in salita per i Granata, al 26esimo inaspettatamente la Cremonese a passare in vantaggio, Toledo elude Peccarisi e mette un pallone al centro che Jefferson devia nella propria porta. Un autogol che zittisce la Recchi ma che non mette in ginocchio la Salernitana. La reazione di Granata arriva infatti al 30esimo con Fava che raccoglie di testa un assist di Carrus ma il tiro va alto di poco sulla traversa. Al 36esimo i Granata vanno vicini al gol, preziosa rovesciata in area ospite di Dagusa e di testa Fava debolmente devia verso la porta difesa adeguatamente da Bianchi. Al 41esimo Fabinho si divora un'occasione d'oro non inquadrando la porta e spedendo alto sulla traversa. Nella ripresa è tutta un'altra gara, la Salernitana sale in cattedra e domina con grinta e verba agonistica assedando a tamburo battente il fortino cremonese. Al 5° ci prova la Salernitana con il solito Carrus che pennella un pallone per il colpo di testa di Fava che il bomber colpisce male e spedisce alto. All'11esimo D'Alterio fornisce un assist per la testa del solito Fava che ancora una volta non inquadra lo specchio della porta. Si arriva al minuto 13, Ragusa approfitta di una mezza papera di Bianchi per gonfiare la rete e riaccendere le speranze della torcida Granata. 1-1 e gara riaperta, ma bisogna attendere i minuti finali per vedere in estasi la Recchi. Al 43esimo infatti arriva il raddoppio Granata, ancora un'azione confusa in area ospite, un rimpallo apre uno spiraglio a Carcuro, lesto a sparare in rete dal cuore dell'area su invito di Montalto. Esplode la Recchi 2-1, pubblico in visibilio e terzo posto in classifica, il sogno continua.